capo di Nono e quando scende di Nono rischi con qualsiasi squadra. E questo è successo da più partenza, mi sembra. Abbiamo preso cosa ci dà una volta. Sì. Senti, quando avete abbassato i ritmi, quando avete abbassato i ritmi avete preso due gol, quindi è che il discorso che stava facendo prima, cioè bisogna sempre essere concentrati. No, noi abbiamo una squadra che si gioca su ritmi alti, se con questa palla diciamo davanti dei giocatori che possono saltare il ruolo. Se giochiamo con Passati, che chiaramente è una squadra che soprattutto con chi viene qui che si chiude, lasci lo spazio alla seconda palla per ripartirti in velocità e questo non deve accadere. Sono contento che giochino bene, per la pazienza. C'è gente che ha giocato poco prima, si è fatto trovare pronta e secondo me lo spirito deve essere questo. Poi adesso mercoledì avremo un altro impegno, domenica un altro. Avere anche la capacità di gestire uomini, però l'importante è che lo spirito sia diciamo sempre questo. Il adesso è 100% oppure ancora recuperato un po'? Recuperare, che si gioca sempre così. No, no, perché era stato tornato. No, lui aveva dei problemi, lui prima non giocava mai. Diciamo oggi gli ho dato la maglia, l'avevo visto bene già la settimana passata. Ho visto bene in settimana, lui dicevano tutti che era una seconda punta, un trequartista, oggi ho detto che fa l'esterno, ha fatto l'esterno e sa fare anche l'esterno, insomma importante lo spirito, la determinazione, però tutti quanti i ragazzi hanno interpretato la gara nel modo in cui le volevo io, anche se a tratti siamo ancora troppo lunghi. Però su questo qua diciamo ci lavoreremo perché se lasciamo spazi questa è una squadra che può soffrire la nostra. E tocchi di prima, i lanci che tu vuoi negli spazi, il movimento è stato importante oggi, quello che hai praticato anche durante la settimana, no? Lo so, ma sempre muovi, qualcosa si è visto però. Perché se no fai il subbuglio, stanno fermi, il calcio è un fatto di tempo e spazio, di movimenti negli spazi, predisposizione ad attaccare la profondità. La predisposizione al sacrificio oggi io l'ho notato da parte di tutti e guarda caso oggi abbiamo fatto una buona prestazione al di là del risultato che secondo me il primo tempo deve essere ancora diciamo più rotondo perché abbiamo fatto delle ottime azioni di prima. A me piace una squadra che tocca il pallone due volte in mezzo al campo, che verticalizza con uomini sull'esterno e oggi bravo anche Faenzi che ha fatto giocare esterno, che si sacrificano e che lottano per la squadra. Dai. Pacenza Cerone sembravano quasi rigenerati, non ancora non al top, però insomma dalle ultime prestazioni ad oggi sembravano due giocatori completamente diversi. Ah, Pacenza giocava poco, Pacenza però lottatore. Questo è il campionato, cioè che lo vinci con la qualità, come la Serie D, la Serie C, la D, forse nemmeno la. Però per tutti i campionati si vincono. Se tutti lottano, lo chiaramente, c'è cioè leggero di qualità, io ho parlato anche con Federico Cerone e non c'ho problemi a dirlo, gli ho detto guarda che stai giocando al 30%. Lui mi ha detto, c'ha ragione, disse, insomma siamo al 60, al 70 e non ce l'hai fatto, diciamo che può fare ancora meglio come tutti perché il guaio è che uno si sente bravo. Molla, cioè gli altri giocano col coltello tra i denti e poi magari ti capita quello che ci è successo domenica a Montefiascone. Allora lo spirito giusto deve essere questo, oggi mi fa piacere che il pubblico insomma ci dà la squadra, per cui noi andiamo avanti così a testa bassa, cioè sapendo che ogni domenica sarà una lotta, però quello che mi interessava era lo spirito l'abbiamo trovato, cose che abbiamo provato in settimana l'abbiamo fatte e questa è la strada giusta. E tra poco riavrai Federici che torna dalla squalifica e tra poco ancora per un lungo, quindi diciamo avrai ancora più possibilità, no, per esprimere No, questa. Federici ha ascoltato le tue giornate, sicuramente mercoledì sarà in campo. Per Matteo ci vuole ancora di più, però poi, cioè non so se vi ricordate, c'è cioè il Bari, la Torre di Conte, cioè c'erano gli esterni. Che li cambiava quasi ogni partita perché lui chiedeva tanto a
per Santa Coloma in profondità e non per le linee orizzontali, insomma. Anche perché quando tornerà per un urlo tra lui, tra Noviello, tra Cerone, insomma qualcuno dovrà stare fuori. Ma già pensiamo a questo, io penso mercoledì ci andiamo a partire di ritorno con molto buona, o domenica andiamo a Monte Rosi, quando rientrano i giocatori chi sta meglio gioca, chi sta un po' in affaticamento si siede con me, l'importante è che quando entra al 100%. Sì, anche perché noi in determinati reparti abbiamo la coperta corta, cioè soprattutto in mezzo al campo. Oggi l'inizio era la prima partita che faceva, lui dovrà essere bravo a trovare delle soluzioni, qualcosa di testa ce l'ho, daremo spazio a Toscano mercoledì, vediamo se la prestazione la di Gianluca sarà, non dico sotto un profilo tecnico, ma sotto un profilo caratteriale che di impatto come quello di Andrea, insomma io credo, sono sicuro e mi auguro che questo accada. Il fatto che la Viterbese comunque dall'inizio del campionato sia stata dipinta come la squadra da battere e lo dimostra il fatto che ogni volta che incontrate qualunque tipo di squadra danno il 100%. Come ha impostato il discorso all'interno dello spogliatoio con i ragazzi, sapendo che comunque ogni campo sarà battaglia, perché Vittorio Montecelli insomma non ha cercato fino alla fine di fare la sua figura? Guarda, io lo stavo dicendo, lo spirito deve essere quello di una squadra che ha fame, se hai fame secondo me te ne riesci a mangiare, se sei appagato, questo è un campionato, ma come gli altri lo stavo dicendo, che non ti dà la possibilità di abbassare i toni. Chi sapeva, io si sto capendo che c'è stata parte dei giocatori l'intelligenza di capire, ben venga, chi ci avrà dei problemi con il sottoscritto non sarà un fatto personale, però c'è una squadra che gioca a velocità, che si sacrifica, perché poi insomma l'esaltazione di questo sport è il gruppo, cioè non è il tennis, e allora se si riesce a formare un gruppo che parla la stessa lingua, io penso che ci abbiamo delle buone possibilità per fare la nostra parte. Oggi per esempio mi dicono gli addetti ai lavori che Rieti ha perso, non giocato 11 contro 10 per un mezzo. No. Solito aiutino arbitrale. Hanno giocato 80 minuti in 10. Però dico, ecco, il calcio è questo. Calcio è questo, loro ormai ci davano per morti, c'è stato qualche sfottò di troppo nei miei confronti, però poi io penso che c'è sempre il tempo e lo spazio. Ma quello è per esorcizzare un po' la paura, no? Tornando alla Coppa, Sergio, hai detto spazio magari a Toscano, con Patrici, riproporrai molti giovani come ha fatto alla gara di andata quando hai giocato con tanti ragazzi? Ma guarda, i giovani si impegnano tanto, io oggi per esempio ho fatto i complimenti a Guerrini, cioè non ha mai giocato, però questo qua è il ragazzo che si allena sempre bene, lo spirito deve essere questo, che chiaramente partiamo da un punteggio che a noi favorevole, che è l'uno pari, il Borgo Podgora dopo il nostro pareggio ha vinto due partite di fila, noi dovremmo essere bravi a interpretare questa partita, io mi auguro che chi gioca di al massimo, perché è importante anche passare al turno, in previsione poi di qualche recupero di qualche calciatore che mi permette anche insomma di valutarlo, però ecco qua l'obiettivo è quello di andare ai quarti di finale. Sì, grazie. Prego. Concediamo al ministro.